maestro, però adesso aspetta, aspetta. Sì, adesso dobbiamo rallentare un attimo per prendere la linea dagli studi del furgone. No, il maestro alla guida è una sicurezza pazzesca, solo che il problema non siamo noi, ma sono gli altri che spesso alla guida commettono degli atti impuri, diciamo, quindi noi dobbiamo stare attenti agli infedeli che alla guida fanno i loro fatti senza tener conto degli onesti viaggiatori che dobbiamo rallentare. E adesso album nuovo Shaka Tan, una canzone che attualissima, che va in una direzione diciamo di argomentazione lavorativo, però anche ricreativo, nel senso che l'immagine del caporale Panzaman si contrappone all'idea, diciamo, del cittadino sibarita che ottimizza il tempo della sua giornata dedicandosi anche alle attività, come dire, maestro, un po' rallentiamo prima di e dedicarci alle attività sportive, diciamo, ecco, sportive anche artistiche, diciamo, dilettarsi nelle opere d'ingegno. E quindi questa canzone parla un po' di questo fatto, mettendo al centro questo luogo mitico che è la Sibaritide, che è una grande pianura molto, con una storia molto antica. E questo è Shaka Tan. No, maestro, qui c'è un piccolo misunderstanding, perché quello non è un provolone, ma è un caciocavallo. È un caciocavallo di bronzo, che è un'opera d'arte, un monumento che dà il titolo a questa raccolta, di episodi legati alla mia storia, all'identità, alla mia terra, ai miei viaggi. E, come dire, rappresenta un po' una mappatura non seriale di una terra a cui sono molto legato, che è la Calabria. E quindi questa mappatura ci potrebbe dare un'idea, come dire, oltre i luoghi comuni, oltre gli stereotipi, oltre il mare Ionio. È di bronzo perché comunque il bronzo è un materiale che viene usato per i monumenti, per le opere d'arte, per le sculture da sempre, ed è un materiale importante, anche se è il materiale che viene usato anche in alcune situazioni per rappresentare il piazzamento numero 3, quindi il terzo gradino, il gradino più basso del podio. E questa c'ha una piccola, questa macchina davanti, non si sa se vuole stare in centro oppure a destra, decide sempre l'ultimo momento, ma noi la controlliamo agevolmente. È una macchina Fiat, quindi di famiglia, noi la trattiamo bene perché non vogliamo infierire contro la casa madre, che ha dato tanto lavoro a tanta gente in Italia fin dall'inizio del secolo, e anche se dal punto di vista estetico alcune volte alcuni modelli hanno rappresentato dei veri e propri punti interrogativi molto grandi per la storia del design italiano. Ad esempio la Brava che abbiamo qui davanti è un modello con un cofano, un baule, che ti fa porre molte domande sul design, però ecco, adesso l'abbiamo lasciata, è davanti a noi, non c'è più, infatti stiamo rallentando copiosamente mentre ci troviamo davanti a una Focus, che purtroppo è una macchina americana, ma noi siamo molto solidali in questo momento, soprattutto con la Ford, con la Chrysler, perché siamo anche un po', come dire, c'è una fratellanza industriale, no? Quindi la Chrysler e la Ford è una macchina a cui siamo molto legati, anche se alcuni modelli ci fanno porre la domanda sul senso del design anche della Focus, che fa dei bagagliai molto, molto simili anche alla Fiat. Quindi ecco, un po' il problema del design attuale è che le macchine prendono quasi tutte lo stesso tipo di forma, e noi non riusciamo più a distinguere se è una Ford o se è una Fiat o se è una Ghia o una Escort o una Cadet. Però
presto le macchine verranno sostituite da vetture dal famoso teletrasporto. Maestro, tu adesso la nostra guida prevede quando si trova in presenza di curve di accelerare, ecco un po' questo dato condiziona un po' il nostro umore e lo fa vivere sempre su un momento di piccola tensione ai confini con l'entusiasmo, perché appena capiamo che forse c'è una curva, noi per reazione emotiva e quasi religiosa tendiamo ad accelerare, perché l'accelerazione ci permette di superare gli ostacoli, cioè, però poi a un certo punto siamo costretti, visto che ci sono dei rettilinei, a frenare, perché nei rettilinei noi, a differenza degli altri, noi freniamo, perché nel rettilineo ci fermiamo a ragionare, vero? A pensare e a trovare la nostra vera collocazione nel mondo, il famoso rettilineo rallentato. E quindi adesso siamo in presenza della freccia di Salerno, Sala a Bagnano, Torrione, e c'è una piccola curva in cui ovviamente acceleriamo perché siamo bene accelerando. Ecco, finalmente si vede il mare. Quando vediamo il mare acceleriamo, però con la mente, non con il pedale, perché siamo gente che è cresciuta sulle spiagge, quindi abbiamo un'attrazione verso, siamo attratti dall'acqua, siamo attratti dalla schiuma marina e vorremmo vivere la nostra vita sempre, è vero, sul lungomare, su un possibile lungomare, anche corto, però sempre lungomare, diciamo. Questa è la nostra hit, maestro. Questo è un SUV di chiara origine azzurra, piemontese, un SUV che si chiama Ducato, vero? Il famoso Ducato Transport. È un Ducato che avrebbe voluto essere un Volkswagen, ma non ha potuto, e quindi è un Ducato di Savoia, no? Un Gran Ducato di Savoia. E quindi niente, a questo punto stiamo passando sotto un grande viadotto della stazione ed eccoci nel centro di Salerno con i palazzi, i famosi palazzi di Salerno, con i famosi pedoni della domenica che sono usciti da casa per incontrare gli amici e per confrontarsi sul pranzo domenicale. Cosa avete mangiato? La multipla purtroppo ancora c'è una scia di perché che non so, a cui cercano risposta ancora. I disegnatori della multipla sono partiti, non si fanno trovare, a molte domande ancora non rispondono. Gli autori di questi modelli pazzeschi che hanno vinto tanti premi alle fiere di Lisbona dell'auto, al salone delle macchine di Magdeburg. E poi a sinistra abbiamo una grande croma. Una croma molto ambigua, scura, non si capisce da che parte sta, ma procede dritta. Maestro, sorpassiamo a destra senza preoccuparci del futuro della nazione. Attento, ecco, c'è una curva, ma noi acceleriamo. Anche questa volta, anche sui diritti acceleriamo. Non conosciamo il vero significato dello stop che si accende nelle macchine, anzi ci opponiamo proprio all'idea di aver inventato lo stop, perché lo stop purtroppo induce alla paura, è un atto terroristico lo stop della macchina, perché quando si accende crea un po' nella gente che guida una sensazione di panico e quindi la gente non guida bene. Invece se non ci fosse lo stop, ecco, la guida sarebbe più fluida e la gente si abituerebbe a... No, maestro, grazie. Solo Sambuca. No, non scherzo. No, è che purtroppo abbiamo la stazione in vista, la mitica stazione centrale di Salerno, con il grande obelisco di Salerno. Ecco, siamo qua. Grazie, tele bodega. Giro per voi, Web TV di Salerno. Adesso intervistiamo un ferroviere autonomo che sta scioperando da 6 mesi.
è uno di quelli che non avrebbe fatto partire il treno neanche a pagamento, piuttosto di aspettarmi. Eccoci, maestro. Questo è un servizio di classe. Servizio a domicilio, senza offesa, ma pure con l'offesa, tanti la stessa cosa. Grazie mille, è stato un viaggio spettacolare, grazie mille amici.